è stata una delle attrazioni di maggior impatto della prima giornata del Lucca Classica Music Festival, l'esibizione di Teotronico, il robot pianista che, insieme al suo antagonista umano Roberto Prosseda, ha tenuto un concerto esibizione presso il Teatro di San Girolamo. Un appuntamento dedicato ai bambini, ma non solo, per conoscere da vicino questa inconsueta star che si è già esibita al fianco di importanti orchestre in Italia e all'estero. Teotronico è stato ideato e costruito da Matteo Suzzi e suona il pianoforte con notevole controllo dinamico e dell'articolazione grazie alle sue 53 dita e alla tecnologia che consente di muoverle con grande precisione. Insieme al pianista Prosseda, dal 2012, tiene lezioni concerto sul rapporto tra riproduzione e interpretazione musicale. Nella giornata di sabato, invece, grande pubblico assistito nella sala de mollo di Palazzo Ducale alla conversazione tra Gustavo Zagrebeschi, professore emerito presso l'Università di Torino, nominato giudice costituzionale dal presidente Scalfaro, e Mario Brunello, violoncellista, che nel 1986 è stato il primo artista italiano a vincere il concorso Tchaikovsky di Mosca, premio che lo ha proiettato sulla scena mondiale. Invitato dalle più prestigiose orchestre internazionali, negli ultimi anni si è presentato sempre più di frequente nella doppia veste di direttore e solista.